Host 2019, siamo allo stand di Brita Professional e ci troviamo in compagnia di Alberto Contini, il responsabile commerciale per l'area nord-ovest italiana. Buongiorno Alberto e benvenuto. Grazie, e quindi noi siamo molto felici di averti qua come ospite, abbiamo tantissime novità e non so da che parte vogliamo cominciare perché sono tante. Raccontaci intanto cos'hai tra le mani. Questo è un oggetto molto interessante. Sappiamo quanta attenzione c'è nel cercare di ridurre in qualche modo la plastica, al di là anche della fatica di questo oggetto che ci porta in casa, anche la plastica come rifiuto, e quindi c'è una certa attenzione. Brita è sempre stata molto avanti con le idee in questo. Abbiamo cominciato con la caraffa, oggi con questa nuova avventura cominciamo direttamente attraverso l'acqua del rubinetto. Questo tipo di apparecchio è molto facile da installare, ci dà l'opportunità di avere l'acqua del rubinetto normale, una sezione con l'acqua con mini gocce che aiutano eventualmente a lavare anche qualcosa che abbiamo all'interno del lavandino, e poi proprio all'atto della preziosità dell'acqua c'è un trattamento per l'acqua da bere. E per l'acqua da bere abbiamo deciso di avere un trattamento a carboni attivi che ha la capacità di togliere sostanzialmente gran parte di quel sapore strano che noi sentiamo nell'acqua, ma anche delle filtrazioni meccaniche a fibre e cave, le quali ci concedono anche di togliere una grande quantità di batteri all'interno dell'acqua e di sapori strani. Abbiamo un'acqua molto buona, abbiamo fatto dei test qua da noi e il risultato è stato veramente molto eclatante. Semplicità di uso, la cartuccia da cambiare come potete vedere è molto semplice e le caratteristiche dell'acqua sicuramente migliorano. L'acqua del rubinetto nostra è già una buona acqua, diciamocelo, ma con questo sicuramente il sapore migliora. Ti porto con me come inviato televisivo, Alberto. Oltre questo attrezzo, che cos'altro presentate qui a Host 2019? Ma diciamo, le novità sono tantissime, adesso dirtele tutte qua su due piedi, diciamo che ne sono alcune. Ci sono delle sinergie con alcune aziende per quanto riguarda il beverage, quindi i water dispenser, ma la grande novità è una novità importantissima legata all'osmosi inversa, laddove abbiamo delle acque difficili per il mondo caffè. Noi abbiamo scelto una nuova tecnologia per quanto riguarda l'osmosi inversa. Abbiamo una riduzione sicuramente del consumo di acqua in questa osmosi, ma pensate che c'è l'opportunità di poterla montare addirittura senza l'attacco elettrico e con una stabilità incredibile in uscita, perché questa nuova tecnologia utilizza l'idrogeno. Si sente parlare sempre di più di questo idrogeno, questo ci aiuta ad avere molta stabilità poi nella rimineralizzazione stessa del sistema. Sono le immagini che vediamo proprio alle nostre spalle, che vedevate poco fa sullo schermo. Beh, tanta roba davvero. Alberto, grazie intanto per la disponibilità. Io vedo anche altre cose nello stand, ma avremo modo di raccontarle attraverso la nostra rivista vendingnews.it. Intanto, grazie per la collaborazione. Grazie a te, grazie a tutti e guardate X Factor!